L'altra sera è caduto all'altro pezzo di cappotto. Niente, abbiamo tutte le fognature scoperte, abbiamo le buche, eh, non so perché ci trattano così. L'ennesima storia di degrado ed incuria all'interno di palazzine Ater arriva da Via Borgognoni di Villa Vomano, frazione del Comune di Teramo. Buche lungo la strada, illuminazione pubblica che manca, pezzi del rivestimento termico a cappotto sparsi ovunque, infiltrazioni d'acqua all'interno degli appartamenti che man mano diventano insalubri per la presenza della muffa. Una situazione anche di pericolo per l'incolumità di persone, soprattutto bambini, intollerabile in un paese civile nel 2021, della quale alcuni residenti chiedono alle istituzioni di farsi carico. In queste palazzine costruite qualche decennio fa vivono una trentina di famiglie che si sentono abbandonate e alle quali sono arrivate solo generiche rassicurazioni e qualche transenna per allontanare i residenti dalle zone di pericolo. Sono venuti a fare i sopralluoghi parecchie volte a vedere questa palazzina che più passa i giorni e più cade. E io voglio che vengano ad aggiustare perché loro i soldi li prendono. Morosa non sono. Eh, se, no, se non pago mi danno lo sfratto voglio e pretendo che vengano ad aggiustare questa palazzina io ho dei figli anche minori si vergogna a far venire i compagni suoi della scuola vedendo questa palazzina schifosa, orribile eh, per favore intervenite e mi rivolgo anche al sindaco di Teramo e mi rivolgo anche al presidente dell'Ater, la, la Ceci che venga a fare un sopralluogo più presto possibile!